Palla sventolata subito in avanti per Tarantino, che prova a mettere in mezzo, allontana il pericolo Pirrello da mare mettendo in fallo laterale. Poi Bulades batte velocemente questa rimessa con le mani. Cancitano mette giù il pallone in aria, prova la botta, poi c'è Di Peri che ci prova da fuori, però si ricompone un pochino quella che è la linea difensiva del Mazzara. Intanto Pizzolato allontana il pallone con i pugni, poi ci prova il numero 7 Terranova. Parte l'Amraoui, lo scaletto, e però c'è la parata di Di Paola. Sami e l'Amraoui ha sprecato l'occasione da Di Paola. C'è la punizione, vola Pizzolato a mettere in calcio d'angolo. Abate e l'Amraoui, supera Tarantino e l'Amraoui, poi prova il sinistro da fuori, blocca agevolmente la sfera Di Paola. Terranova, non premiato dallo stesso Pizzo. Pizzo per Maltese che prova il destro, palla sul palo, poi ancora Pizzo che incredibilmente a porta praticamente spalancata mette a lato Tramazzara, che riparte con la sovrapposizione di Genesio che entra in area. Genesio poi mette indietro per la corrente Abate che prova il mancino. Palla per Maniscalchi sulla sinistra, Maniscalchi entra in area, prova a superare Milana, lo supera in velocità Maniscalchi, mette in mezzo per Elambraui che prova a fare la sponda, la rovesciata di Abate che realizza un gol straordinario. Quando siamo al 23esimo minuto, il Mazzara si porta in vantaggio. Ma che gol quello di Danilo Abate! Aspetta la sovrapposizione del compagno, c'è Virgilio che prova a mettere in mezzo dalla sinistra, l'intervento di Lombardo. Vince il duello in velocità Maniscalchi, che entra in area di rigore, mette in mezzo per Bace che da posizione favorevolissima spara altissimo. Mazzara che sciupa una clamorosa occasione. Elambraoui batte corto per Abate che poi prova a girarsi al volo, respinge la difesa, poi Pirrello da fuori che può allargare sulla destra per Bulades, mette in mezzo il numero 3, palla che arriva a Di Peri. Qua è l'Amraoui che entra in area sulla destra, prova a mettere in mezzo e quasi beffa Di Paola che con un tocco, opzione che arriva adesso, Virgilio per Pirrone. Pirrone prova la botta da fuori, impegna Pizzolato, la battuta, palla che viene messa in mezzo, viene poi prolungata. Castellammare che adesso prova a proporsi in avanti sulla sinistra, palla per Virgilio che col mancino prova a mettere in mezzo, allontana Lombardo, palla per Milana che prova la botta col sinistro e arriva il pareggio. Consueto c'è Cardinale che prova a mettere in mezzo nella zona di Maltese, di Bartolo, scusate. Azione in favore del Castellammare. Messina prova a battere direttamente in porta, la corta respinta di Pizzolato e poi è lesto, è più lesto di tutti a ribattere in rete il numero 9 del Castellammare, Maltese. Rischio arbitrale, vedremo se arriverà adesso. Tanto ci prova dalla distanza il numero 10 Messina in favore degli ospiti. Triplice fischio arbitrale che arriva in questo momento.